Salve, buonasera a tutti, ben ritrovati qui al salottino di Foto Diego. Oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere il grande Mimmo Basile, come avete potuto vedere dalla copertina, un fotografo Nikon, un fotografo di quelli con la Z, no? Mimmo, buongiorno, buonasera anzi. Sì, buonasera a tutti voi. Un fotografo con la Z, non perché sia arrivato alla fine, visto che la Z è l'ultima lettera dell'alfabeto. Chiaramente la Z perché quest'oggi tratteremo un po' la fotografia commerciale e cercherò un po' di mostrare quelli che sono un po' gli escamotage, tutti i trucchetti che utilizzo utilizzando proprio le Nikon Z. Ok, perfetto, Mimmo, ti condivido lo schermo. Grazie innanzitutto del tempo che ci dedichi. Io me ne vado dalla schermata, ti lascio parlare un pochettino di quello che è il tuo lavoro, la tua fotografia commerciale e soprattutto la tua fotografia creativa. Grazie Nicola, naturalmente ringrazio Foto Diego che mi ospita questa sera e mi dà possibilità di essere insieme a voi e soprattutto di parlare e continuare a parlare di fotografia come spesso stiamo facendo in queste sere. Il ringraziamento si estende anche a Nital che mi ha offerto questa seconda possibilità, visto che è stata già fatta una diretta parlando sempre di quello che è il mio lavoro sui canali Nikon. Parlerò di fotografia commerciale, quindi prima di tutto voglio dire in sintesi che cosa intendo per fotografia commerciale. È un po' un mix, perché dobbiamo immaginare che la fotografia commerciale può essere intesa sotto diversi aspetti. Fotografia commerciale è quella fotografia che fa vendere il prodotto. Quindi è un mix un po' complesso, strutturato di tanti elementi, tra cui sicuramente tecnica, competenza, idee e naturalmente anche il marketing, che è quell'aspetto che poi dovrà far vendere il prodotto. Voglio iniziare un po' con questa fotografia che, come avete notato, l'ho messa un po' di testa in giù per dimostrare cosa? Per dimostrare che spesso anche in questo settore si può essere creativi. Dico spesso per quale motivo? Perché non dobbiamo pensare come a un tipo di fotografia che deve essere statica, monotona e deve servire solo ed esclusivamente a far vendere il prodotto come ho detto in precedenza, in questo caso l'abito. Quindi massima creatività. Vado un po' avanti, l'intervento sarà strutturato, diciamo, in tre fasi. La prima fase è proprio sul discutere, su alcune immagini che chiaramente sono state prodotte nel corso degli anni, perché, se Nikon è stato 100 anni per creare la Nikon Z, io tutto quello che vi dirò, diciamo in sintesi, naturalmente raccogliendo gli elementi più importanti, diciamo che sono stato 35 anni per apprenderle, per naturalmente metterle in pratica e naturalmente questa sera il grande piacere di condividere tutto questo con voi, che naturalmente anche a voi va il mio ringraziamento per seguire questa diretta. Io ho un po' di monitor accesi e quindi nel frattempo la mia testa, scusate se gira da destra a sinistra. Quindi dicevo, fotografia commerciale è un po' un riassunto visto anche in queste immagini. Chi mi conosce sa benissimo che a me piace tantissimo lavorare su fondi bianchi e soprattutto, un elemento molto importante, dare risalto all'oggetto o al soggetto. Quindi evito nella maggior parte dei casi di inserire elementi che possono essere molto distraenti per l'osservatore. Quindi questa immagine, questo primo piano, per quale motivo l'ho voluto inserire? Perché ritengo che noi fotografi non dobbiamo trattare solo l'immagine, la fotografia, ma dobbiamo essere bravi anche a creare, in questo caso,
non solo fotograficamente, come dicevo, dobbiamo essere bravi anche a ottimizzare le nostre immagini e spesso anche, come nel caso di questo ritratto, dobbiamo essere anche modellatori dei visi e anche fotoritoccatori. Quindi, come dice, diciamo, in sostanza, uno sguardo può valere più di 1.000 parole, quindi più di quanto io stia naturalmente dicendo e raccontando. Dicevo, realizzare un tipo di fotografia come quella che adesso vedete non è alquanto semplice, perché bisogna naturalmente avere in mente un po' tanta tecnica e soprattutto a livello di esposizione, di luci, di distanza tra soggetto e fondo, perché notate che un abito bianco chiaramente deve emergere sullo stesso colore, messo di fronte allo stesso colore, in questo caso lo stesso bianco. Non è tutto vero quello che spesso si vede in qualsiasi tipo di fotografia, ma in questo caso, come nell'esempio che vi sto portando, in questa fotografia di un abito da sposo. Quindi, quali difficoltà possono essere incontrate? Le difficoltà che possono essere incontrate sono proprio queste. Vi mostro naturalmente la diapositiva successiva. Questa è l'immagine originale, però naturalmente qui si un po', come dire, allarga la mente per quella che è la nostra creatività, quindi ribadisco non solo l'aspetto di catturare l'immagine, ma di creare anche successivamente alla ripresa. Ritorno indietro affinché possiate un attimo memorizzare bene l'immagine di origine e l'immagine poi finalizzata. Qui spero si possa notare quanto fotoritocco sia stato naturalmente fatto per eliminare tutti quegli elementi di disturbo che naturalmente si trovano sulla parte inferiore dell'immagine. Mimmo, Quindi questo è un po'. Sì. perdonami se ti interrompo, mi sorge una No, curiosità. interrompimi quando vuoi, Nicolo, tranquillamente. Ok, mi sorge una curiosità. Questo nasce da un'idea che avevi già in mente, l'avevi già studiata questa fotografia, o ti sei ritrovato, a riprodurre questa immagine e l'hai pensata dopo? No, diciamo che qui fondamentalmente sono stato prima di tutto attratto da questa struttura a Taranto, nella quale siamo chiaramente andati a realizzare il servizio fotografico. Avevo però già in mente di realizzare in post-produzione un'immagine finalizzata in questo modo, proprio perché spesso cerco di immaginare, grazie alla conoscenza degli strumenti, quello che farò a distanza di un mese, 2 mesi, in questo caso anche a distanza di 9 mesi dalla realizzazione dell'immagine. L'importante è conservare le idee in mente, e poi, quando si arriva naturalmente a post-produrre, metterle in pratica. Quindi l'idea chiaramente è nata in fase di realizzazione, ma poi è stata chiaramente portata a termine durante la post-produzione. Un'immagine di un'azienda che fa cappotti, in questo caso la scelta delle location, la scelta del mood, la scelta di tutti gli accessori e la scelta naturalmente della luce, che in questo caso caratterizza un po' un'immagine di drammaticità, visto che è un uomo e quindi un po' di chiaroscuro sul suo viso. A differenza invece di questa immagine, dove comunque c'è evanescenza, naturalmente non è sempre facile trovare dei profili di modelle o di soggetti abbastanza perfetti, e quindi in questo caso un colpo d'occhio per poter realizzare anche un'immagine di profilo. Non ce ne sono molte in giro di profili, perché si cerca di studiare anche la forma del viso per poterlo modellare al meglio con l'illuminazione. Un po' di effetti creativi, quindi. In questo caso, sempre un'azienda di abiti da maschile sposo, un'illuminazione filtrata con una lente di Fresnel e grazie a dei pannelli scuri che hanno creato poi quel gioco di luce sullo sfondo. Naturalmente una luce molto dura, perché parliamo di lente di Fresnel, in effetti. Vado avanti e
chiaramente un'azienda ha necessità per poter vendere di realizzare il lookbook. Il lookbook è chiaramente uno strumento, un mezzo che permette di poter vendere i propri articoli. Quindi l'utilizzo massiccio del lookbook viene fatto proprio dalle case di moda che stagione dopo stagione, quindi anno dopo anno, propongono il lookbook per mostrare cosa? Le loro collezioni. In genere, dopo le sfilate, questo avviene dopo le sfilate fatte in passerella, escono i lookbook e in questo caso ricordano a chi ha visto le sfilate quello che è stato mostrato. Oppure case di moda che producono abbigliamento, producono scarpe, accessori, tutto quello che ruota intorno al fashion. Quindi vengono prodotti questi lookbook e vengono utilizzati per promuovere, naturalmente, vendere il prodotto. Questi sono un po' lookbook cartacei, ma da sappiamo benissimo più di qualche anno i lookbook sono diventati anche online, quindi tutto viene visualizzato, soprattutto per quanto vedremo un po' più avanti per l'e-commerce. E qui naturalmente poi ci soffermeremo un po' sull'aspetto più che altro pratico, perché vi vorrò mostrare tutti gli accessori che chiaramente utilizzo. Questa è un'altra testimonianza del fatto di quanto sia naturalmente difficile la realizzazione di uno scatto di un abito bianco su fondo bianco. Spero che Nicola mi darai anche tu conferma, perché seguo la diretta ma in differita, che si intravede anche un po' il velo dell'abito. Sì, si intravede Si perfettamente. intravede chiaramente, considerando che il Sì. velo è anche bianco. Quindi lettura esposimetrica, tecnica, ma soprattutto un aspetto molto importante, grazie alla possibilità che Nikon ha sempre messo a disposizione di noi fotografi che realizziamo fotografia commerciale e maggiormente adesso anche sulle Nikon Z, la possibilità di trasferire all'istante le immagini su un computer, su un device, su un iPad e di vedere quindi in maniera molto ma molto più grande l'effetto di quello che si sta realizzando. Quindi prendere dei valori esposimetrici anche con degli strumenti scientifici che abbiamo all'interno dei programmi che ci permettono di valutare se stiamo procedendo in maniera corretta o meno. Fotografia commerciale è anche un po' relazionale. E spesso dalla fotografia commerciale, dai lookbook, possiamo prendere vantaggio perché possono uscire fuori naturalmente immagini di grande impatto che, oltre all'aspetto che lega la fotografia realizzata solo ed esclusivamente per il lookbook, ma anche per un'eventuale foto pubblicitaria, come naturalmente quelle che vi sto mostrando. Quindi un po' vari esempi. Vado avanti, soprattutto perché voglio arrivare a un aspetto molto importante che spesso inserisco durante le mie conversazioni con i colleghi, di fare molta attenzione quando si fa questo tipo di fotografia, perché non è una fotografia creativa e quindi possiamo applicare la color che vogliamo. È chiaro che se un'azienda fa dei vestiti rossi, in questo caso di questo colore, ha necessità che siano comunque visualizzati, stampati dello stesso colore dei vestiti. Cioè un cliente non può avere un vestito di un colore differente rispetto a quello che è stato visto. Quindi deve essere nostra cura, ma veramente cura, bisogna dare molta attenzione a questo, all'aspetto cromatico, quindi fare una serie di attente valutazioni cromatiche, fare una serie di profili dedicate per le nostre fotocamere, ma chiaramente non è questo il luogo, diciamo, più adatto per parlare di questo, perché non vogliamo parlare di color, ma vogliamo parlare di fotografia in genere, ma naturalmente mi preme sottolineare questo aspetto che non è assolutamente da trascurare. Soprattutto perché, ribadisco, se un abito ha una serie di sfumature, una serie di colori, questi devono essere riprodotti al meglio, naturalmente considerando poi tutta la serie di, come dire, problematiche
che possono essere legate alla visualizzazione, alla stampa o fotografica o tipografica, ma andiamo avanti. Quindi, come in un certo qual modo inizio a viaggiare, oltre che ad essere spesso accompagnato da questi uccellini che mi portano fortuna, cerco di agire un po' in maniera, ecco, creativa anche sotto l'aspetto dell'illuminazione e anche un po' della fantasia, anche perché dobbiamo renderci conto che il mondo dell'immagine oggi è veramente saturo. Quindi un po' di, come dire, creatività e spesso però realizzare un servizio fotografico ha necessità di avere anche una serie di persone con cui collaborare, sia dal make-up, sia dal mood, sia dallo stile e soprattutto dall'idea che deve essere poi finalizzata. Quello Perdonami, che Mimmo, ho visto che dimmi. in alcuni scatti utilizzi un mood comunque abbastanza forte, abbastanza Contrastato. contrastato, quindi ho visto l'immagine di prima dove c'era, diciamo, una prevalente dominante di blu. Queste Settato. sono scelte, diciamo, fatte dal fotografo o c'è lo stylist, l'art director che ti aiuta a fare scelte di questo tipo? Allora, è una domanda molto, diciamo, molto intelligente perché Nicola, carissimo, qui molto spesso quando si realizza un servizio fotografico, nella maggior parte dei casi ci troviamo a uno scontro, perché sappiamo benissimo che le idee possono essere differenti. È chiaro che qui il mood è stato costruito per avere un'immagine con il colore giusto dell'abito, però chiaramente io poi, secondo una mia visione, l'ho voluta personalizzare, rendendola ancora un po' più dark. Quindi nasce un progetto, però ripeto, dal momento in cui in mente hai sicuramente quello che vuoi realizzare, tu poi nessuno ti vieta di creare un qualcosa secondo il tuo modo di vedere. Ok, perfetto. Vado avanti e parliamo un po' di e-commerce, quindi questo è un consiglio che voglio dare a molti miei colleghi che fanno solo ed esclusivamente fotografia di matrimoni, perché credo che bisognerebbe un po' ampliare quello che sono soprattutto le capacità, ma anche i rami in cui potersi inserire. Oggi molte aziende, come dicevo in precedenza, per la fotografia commerciale hanno bisogno di chiaramente fotografare l'oggetto e soprattutto metterlo online affinché possa essere visto, visionato e soprattutto venduto. Quindi bisognerebbe, come dire, entrare anche in questi rami perché possono essere un'ottima alternativa alla fotografia di matrimonio. Chiaramente per realizzare fotografie di oggetti, così come anche per gli abiti, bisognerebbe un po' prendere l'oggetto in mano, muoverlo e soprattutto vedere la luce e quanta ne possa riflettere. Quindi gli oggetti più difficili sono in questo caso il metallo, l'oggetto che chiaramente riflette molta luce, però qui ne abbiamo due di oggetti difficili che si mettono un po' contrapposti nella scala tonale, perché abbiamo la scarpa che è nera e poi abbiamo naturalmente il cinturone che è d'argento e quindi uno riflette tanta luce, l'altra invece la assorbe. Considerate che questi aspetti adesso con il digitale sono diventati abbastanza un po' più semplici da affrontare, ma quando si scattava in pellicola, quando non avevamo possibilità di visualizzare il risultato all'istante, era un po' un problema. Bisognava veramente avere tanta, tanta esperienza, anche se comunque c'era sempre il dorso Polaroid che ti permetteva di avere già una visione, diciamo, d'insieme di quanto volevi realizzare. Vado avanti Mimmo, velocemente. Sì, perdonami se ti dimmi interrompo tutto, Nicolò. ancora, mi stai lanciando dei messaggi, quindi mi piacerebbe fare delle domande. Quando ci parli di fotografia a pellicola, visto che
tuo genere, i tuoi scatti sono molto creativi. Pensi che la tecnologia ti ha aiutato ad aumentare la tua creatività? Sicuramente la tecnologia, ma io credo che la creatività debba aumentare anno per anno, perché la creatività fa parte di un'esperienza acquisita. Quindi più esperienza acquisiamo, più diventiamo creativi, più immagini realizziamo e più il nostro bagaglio culturale si arricchisce. Quindi però tutto questo deve essere messo in pratica, perché naturalmente io sì, vi faccio vedere questa foto. Noi possiamo vedere su internet tante immagini, però abbiamo necessità di vedere, visualizzare cosa è stato utilizzato per chiaramente fare questo tipo di fotografia. Quindi solo grazie all'aspetto visivo abbiamo possibilità di migliorare e memorizzare. Naturalmente la tecnologia che il digitale ha portato tanti vantaggi per chi opera in questo settore, perché come dicevo prima, a parte il fatto che ogni 12 scatti dovevamo cambiare pellicola, ma non era tanto quello il problema. Il problema grande era che chiaramente si doveva avere la certezza di portare il risultato a casa, non si poteva con la pellicola sbagliare, si metteva in gioco tutta una serie di elementi e chiaramente di investimento che erano stati messi per realizzare quel servizio fotografico. Quindi il fotografo aveva una grande responsabilità, attenzione, aveva. Adesso ha anche una grande responsabilità, ma a differenza di prima, con quello che chiaramente vi mostrerò a breve, ha il vantaggio di far visionare nell'immediatezza quanto realizzato al committente. Quindi il committente dice: questa foto va bene, i gemelli sono stati posizionati bene, la luce è bellissima, il marchio sui gemelli si vede benissimo, bravo, possiamo procedere. Quindi questo è il vantaggio che chiaramente il digitale ha portato a Ok, questo tipo di fotografie. Mimmo, perdonami, mi leggo un attimo a questa fotografia perché c'è una domanda in merito ai metalli. Salvatore Sì, Carbone, lo un nostro carissimo amico, ci chiede una curiosità: saluto. come fotografi il metallo barra acciaio? Grazie. Sì, metallo. Io ho iniziato un po' a fare fotografia con pellicola su questi tipi di oggetti, prodotti, e dalle mie zone, qui c'erano due aziende negli anni 90, due aziende molto grosse, importanti, che producevano argento. E spesso queste placchette di argento le posizionavano, sapete dove? Sui cofanetti di legno, tra l'altro anche legno scuro. Quindi vi lascio immaginare quanta difficoltà avessi io nel fotografare tutto questo, perché uno assorbiva molta luce e l'altro invece la rifletteva. Quindi, come fotografo, chiaramente qui bisogna avere una giusta posizione della camera, una giusta posizione della luce che deve essere molto filtrata, diffusa e spesso, chiaramente, in questo caso si utilizzano spesso i pannelli di polistirolo, quindi non una luce diretta. Quindi bisogna avere dei pannelli di polistirolo di varie misure, naturalmente illuminare con l'illuminatore, che sia luce continua, luce flash, il pannello di polistirolo. E poi il pannello di polistirolo deve servire per illuminare l'oggetto. Credo e spero di aver Assolutamente, risposto. Dimmi tu, Nicola, perché io non seguo le dirette e non seguo. sei stato più chiaro, Quindi, ci hai dato delle chiaramente, ottime nozioni. perfetto. Quindi un'illuminazione che non deve essere diretta verso l'oggetto, ma deve essere indirizzata su dei pannelli. Che possono essere pannelli chiaramente riflettenti, poi in base a quello che si vuole fotografare, bisogna scegliere anche il grado di riflettenza. In questo caso, una bottiglia, e chiaramente perché una bottiglia? Perché anche questo è un oggetto un po' difficile da fotografare. Poi vi mostrerò un po' di backstage, per la realizzazione di questi, prodotti.
Perché? Perché naturalmente il vetro è anche un altro elemento che riflette molta luce. Però in questo caso vorrei chiaramente far notare a tutti quanti voi quelle due bordature nere che si trovano proprio sul lato destro e sinistro della bottiglia, che per essere fotografata ho utilizzato una gabbia di luce. Vedremo quindi lo schema, non lo schema, vedremo proprio materialmente il set. Quindi all'interno però di questa gabbia di luce, per evitare che anche il bordo della bottiglia andasse a perdersi sul bianco, ho posizionato due piccoli pannelli neri. Spero che si veda, Nicola, dammi conferma questo bordo. Ecco, Si quindi questa è un vede po' perfetto. la tecnica. Naturalmente tutto questo è stato fatto con Nikon Z, macchina su monopiede, scusa, su cavalletto. Sto pensando al video, perdonatemi. Macchina su cavalletto, e poi vi mostrerò anche l'ottica che ho utilizzato e il perché di questa mia scelta. Quindi immaginate un po', chiaramente, quando vi dedicate a realizzare un servizio così, diciamo, elegante, a mio avviso, di tutta una serie di accessori su fondo bianco, quanto può essere importante e rilevante per chi chiaramente deve vendere. Puoi considerare che più il produttore vende, grazie alle nostre immagini, e più vi commissionerà il lavoro e più nel tempo questo stesso lavoro durerà. Normalmente sto portando come esempio oggetti che apparentemente, ripeto, possono essere facili, ma vi posso garantire che sono abbastanza complicati, così come grazie, diciamo, al fatto che molte delle mie immagini commerciali sono su fondo bianco. Un'azienda ha visto delle immagini e mi ha commissionato tutta una serie di fotografie per tutti questi addobbi natalizi. Quindi, borse, osservate anche come il gioco di luce. Qui è molto importante far vedere il rilievo, la texture, quindi naturalmente tutti elementi che devono essere messi in risalto. Anche in questo caso un piccolo lookbook su manichino di abiti da sposo. Osservate l'illuminazione e osservate quanto sia importante mostrare il dettaglio. Qui, dicevo, cosa utilizzo fondamentalmente per fotografare tutto questo? Ecco, questo è un po' il mio setup a livello di camera, quindi una Nikon Z7, perché su Z7? Perché avendo una risoluzione maggiore rispetto alla Z6, ho possibilità, qualora ci dovesse essere necessità, di realizzare anche un piccolo crop senza andare a perdere in termini di qualità. Vedete che non c'è un obiettivo che viene, diciamo, dalla Luna. Io adesso non mi vedo, però dammi conferma se si sta notando, Nicola, Sì, ti che è ho un messo obiettivo un po' chiaro. più grande, quindi ti vediamo perfettamente. Perfetto, io nel frattempo faccio scorrere anche. Quindi due elementi importanti per fare questo tipo di fotografie. Allora, uno è chiaramente avere una testa con un movimento micrometrico. Ok? Visto che ce l'ho di qua, scusate se mi assento un attimo, ma ve la mostro. E quindi una testa che ci permette di muovere in maniera molto leggera, fare movimenti molto leggeri. Sui tre assi, di mettere a bolla rapidamente la testa e quindi di conseguenza la macchina fotografica, e soprattutto di fare in modo che, grazie all'utilizzo di un obiettivo decentrabile, spero si noti. Ok, Sì, si nota, si nota. perfetto. Io cosa faccio? Resto sempre fermo e decentro l'ottica affinché chiaramente possa avere l'inquadratura migliore. Quindi il soggetto rimane fermo, la macchina rimane ferma, utilizzo l'ottica, oltre naturalmente a sfruttare tutte le caratteristiche di un'ottica nata per questi scopi, perché oltre a decentrare può anche basculare, quindi il basculaggio mi permette di avere una messa a fuoco molto ma molto più estesa. In questo caso il mio 85 PCE, che accompagna anche il 45 PCE, lo utilizzo grazie all'adattatore su Nikon Z, ok? L'FTZ. Quindi
Tutto questo mi permette chiaramente di essere un po' più libero mentalmente e soprattutto di avere chiaramente in termini di qualità anche quella piccola nitidezza in più che queste ottiche offrono. Quindi vado avanti velocemente, vedete la complessità di realizzare un oggetto trasparente su fondo bianco, al di là che poi naturalmente possa essere fatta una piccola post-produzione successivamente. Ecco, anche queste, diciamo, collane, quindi perle, oggetti che riflettono molta luce, e solo con una luce molto diffusa e molto, non mi viene il termine, vabbè, comunque con una luce molto, molto diffusa si possono chiaramente ottenere questi riflessi che sono morbida, una luce molto morbida. Non mi veniva il termine, perdonatemi, anche perché vedete, si legge la marca, si vedono chiaramente tutta la struttura di come è composto l'oggetto. E così anche in questo caso. Quindi questi sono un po' degli esempi. Adesso magari poi più avanti vi mostrerò come compongo un po' il set. Allora, uno dei principali suggerimenti che... dimmi Nicola, perdonami. No, perdonami, vedo che sei uno specialista del fondo bianco con oggetti chiari, che è una delle cose più difficili proprio da un punto di vista di contrasto, ma è una scelta, diciamo, tua personale, un gusto personale o è legata alla pubblicità, quindi a quello che è il mondo della comunicazione web, quello che abbiamo detto prima? Sì, allora, diciamo che ci tengo a precisare che è un gusto mio personale. Però ecco, consideriamo che se queste immagini devono essere inserite diciamo sul web, il committente richiede sempre il fondo bianco, perché così graficamente si possono comunque unire più immagini, possono essere posizionate in una pagina che è già bianca di natura. In questo caso si chiama bianco 255 web, quindi è proprio un bianco puro, quindi fatto di tre colori, rosso, verde, blu, uniformemente bianco. Quindi se io questa immagine la prendessi e la inserissi in un fondo bianco, si fonderebbe in maniera molto perfetta. Quindi è una mia scelta, perché come avevo detto in precedenza, amo il bianco, perché anche l'abito da sposo spesso lo voglio fotografare sul bianco, però è una scelta anche commerciale sotto l'aspetto fotografico, per chi deve vendere. Dicevo, qualche piccolo consiglio, visto che chiaramente adesso sappiamo benissimo che è chiaro che le nostre reflex o mirrorless hanno una serie di funzioni, io il consiglio che devo dare principalmente è quello di andare ad inserire tutti quegli elementi un po' importanti su un'area riservata che si chiama mio menu. Quindi tutte quelle funzioni che spesso naturalmente utilizzate, io vi consiglio di andarle a posizionare, quindi memorizzare sul mio menu. Mimmo, perdonami solo un secondo, perché c'era una domanda legata a quello che stavamo facendo vedere prima di Luciano. Sui soggetti piccoli come collane, la misurazione esposimetrica è spot? No, io faccio una misurazione a luce incidente, non spot. Chiaramente quando, ecco, adesso per le misurazioni posso rispondere un po' più avanti, perché naturalmente avrò modo di mostrare. Sì, perché chiaramente vi dicevo anche all'inizio che dal momento ho questo grande vantaggio sul digitale e soprattutto grazie a Nikon, grazie a quanto ho sempre fatto da diversi anni, trasferire nell'immediatezza le immagini su un computer, quindi fare le attente valutazioni anche in questo caso esposimetriche con gli strumenti che abbiamo a disposizione per la post-produzione, fare le eventuali correzioni anche sotto l'aspetto dell'illuminazione e poi procedere. Quindi quando naturalmente all'interno di una gabbia di luce ho creato il mio setup di illuminazione, quindi il giusto valore di luce tra un illuminatore e l'altro, io naturalmente non faccio altro che
prendere il prodotto e sostituirlo. La macchina rimane sempre lì. E poi l'altro aspetto che vi volevo anche far vedere, ve lo mostro dopo, vado avanti. Allora ne approfitto perché c'è anche un'altra domanda legata a questo. Mariano ci chiede, c'è anche retroilluminazione alle immagini oppure Sì, solo sì, sì, luce sì. interiore? No, no, no. C'è anche retroilluminazione perché vi ho anche inserito in questa presentazione delle foto di backstage proprio per farvi naturalmente rendere meglio conto di come può essere strutturato il set. Perché dico spesso che il cervello memorizza quando vediamo, quindi memorizza meglio se vediamo rispetto al fatto di sentire, quindi è meglio vedere. Quindi anche in questo caso una serie di scatti commissionati da un'azienda locale che naturalmente produce vino, fatte in studio, e qui vedete, vi mostrerò l'utilizzo degli speedlight, quindi in abbinamento a tutte le funzioni di CLS o AVL, grazie all'evoluzione sempre con l'illuminazione flash che Nikon ha sempre avuto. Quindi qui vediamo un bicchiere, qui è stato utilizzato uno speedlight che ha illuminato solo ed esclusivamente il background. Ecco, tre bottiglie il cui vino è di differente colore, e da qui vi mostrerò come ho fatto per illuminare il vino, quindi affinché si potesse naturalmente vedere il colore, giusto Nicola? Sì, sì, Perché sì, sì. sennò sarebbero state tutte bottiglie monocromatiche. È Quindi una stato luce di tutto. background. Ecco, qui c'è il trucchettino. Vedete, io alcuni set li realizzo sotto l'aspetto dell'illuminazione con gli speedlight, altri con le luci da studio. Quindi in questo caso osservate come tutta una serie di accessori, coni di luce, quindi quello che si trova in basso ha illuminato il background, e invece quello che si trova a sinistra, il flash che si trova a sinistra, ha illuminato. Avete notato che dietro alle bottiglie ho messo dei cartoncini? Sì, si notano. Si nota vicino l'uva, fa anche da sostegno, quel grappolo grosso di uva fa anche da sostegno. Quindi ho illuminato con una luce molto ma molto leggera i cartoncini, erano chiaramente, vedete c'è lo scotch perché dalla parte frontale del cartoncino c'è una carta stagnola di quelle semi-opache, quindi non proprio quelle riflettenti. Quindi la luce, quindi l'illuminatore che sta a sinistra ha illuminato i due cartoncini, e di conseguenza, grazie a questo piccolo trucchetto, si è potuta vedere il colore del vino. Chiaro? Tutto Sì, chiaro, sì, sì, sì. Nico? Per Perfetto, quindi me sì, procedo. per me è perfetto, anzi non ci sono domande, quindi penso che sia stato più che chiaro. Stiamo procedendo. Ecco, chiaramente poi quando partiamo a fare qualsiasi tipo di lavoro, un pizzico di fortuna per creare qualcosa di nuovo e chiaramente di creativo non deve mai mancare. Questo è, diciamo, un po' il setup dell'illuminazione che spesso porto con me, quindi speedlight, perché qui possiamo percorrere due strade. La prima strada è quella che gli oggetti non possono mai venire nel nostro studio. Immaginate a collane, anelli. Difficilmente chi ti commissiona il lavoro ti porta questi oggetti preziosi nel tuo studio, anche perché sarebbe poi un aspetto legato alla troppa responsabilità. Quindi quasi spesso dobbiamo essere noi ad andare in location a fotografarli. Poi ci sono degli oggetti che chiaramente possono essere portati in studio, e quindi in base a come si svolgerà il lavoro mi regolo di conseguenza sotto l'aspetto dell'illuminazione. Qui diciamo che oltre ad essere, vabbè, lo dico io, ma non è vero, un creativo per quanto riguarda l'illuminazione, sono anche creativo un po' in tutti quelli che sono gli accessori, perché
non sono mai mancati nella mia borsa e soprattutto nel mio studio, perché io ritengo che grazie agli accessori, grazie alle competenze, grazie alla conoscenza di quello che vogliamo fotografare e soprattutto grazie naturalmente a tutte le possibilità offerte in questo caso dalla Nikon Z, io ho possibilità di spaziare a 360 gradi. Quindi vedete, sembrano dei guerrieri di luce. Ma io grazie a tutti questi, chiaramente, speedlight posso creare, ecco, vedete, due speedlight posizionati verticalmente con una serie di accessori, posso addirittura creare un pannello illuminante di 1 metro per 2. Avete visto il pannello che si vede a sinistra, giusto? Oppure addirittura utilizzare con una tri flash tre speedlight su un solo punto luce, sempre con un pannello riflettente. Qui naturalmente devo, non so se questo accessorio, questo battery pack, c'è qualcuno che lo conosce o l'ha mai utilizzato, spero di sì, è un SD9, naturalmente serve per dare una maggiore alimentazione a tutti gli speedlight, perché oltre alle 4 batterie che si possono inserire nei nostri USB, qui possiamo inserire altre 8 batterie e quindi avere, grazie all'SD9 che si collega direttamente allo spinotto dello speedlight, possiamo avere naturalmente una grande quantità di energia per poter fare degli scatti ripetitivi senza che ci si possa bloccare e senza l'attesa di un tempo di ricarica molto ma molto lento. Perfetto. Quindi parlavo di set, quindi osservate chiaramente in questo caso la mia gabbia di luce nella quale chiaramente è posizionato anche l'oggetto da fotografare. Si parlava di retroilluminazione, in questo caso ci sono dei flash da studio, quindi vedete la Z7 posizionata sul cavalletto di cui vi parlavo, con la testa micrometrica di cui vi parlavo. Chi mi aveva fatto la domanda, adesso non ricordo il nome, la retroilluminazione, sì, questa è una gabbia di luce con chiaramente i pannelli diffusori, però io diffondo ancora di più perché i flash, gli illuminatori, chiaramente li metto anche dei softbox, quindi la luce diventa veramente molto ma molto avvolgente. Quindi una luce che viene anche da dietro e che mi illuminerà il fondo, il background che sarà bianco. Considerate che io sono sempre di una idea, partire bene, cioè spendere 3-5 minuti in più di un'analisi per un'analisi attenta in fase di ripresa ci fa guadagnare molto tempo in post-produzione, perché se facciamo già lo scatto fatto bene, avremo modo di lavorare meno in post-produzione, soprattutto poi quando gli scatti sono ripetitivi, c'è cioè una serie di scatti fatti nelle stesse condizioni. Ok, quindi questo è un po' il set, naturalmente una serie di prodotti fatti direttamente in location, quindi in questo caso avere una mirrorless ci dà questo vantaggio di chiaramente portare, visto che si porta insieme anche tutta una serie di attrezzature, una macchina che è decisamente più leggera rispetto a una reflex. Quindi avere una Z7 per me è stata chiaramente una grande soddisfazione nell'utilizzo. Ho sentito un Mimmo, tuo sì, respiro, Nicola. perdonami, mi volevo legare a questo perché c'è una domanda, io faccio da disturbatore oggi, non so se te ne sei No, non c'è accorto. problema, anzi mi piace il dialogo, se no faccio un monologo e chi mi sente poi sente sempre la mia voce. C'è il nostro amico Francesco, questo tipo di fotografia mi interessa molto per quanto mi riguarda, chiedo al signor Basile di dirci come viene impostata la macchina, cioè quali sono gli accorgimenti da fare, e poi sotto è scritto oltre alla luce chiaramente. Quindi abbiamo visto, diciamo, tutto il mondo della luce, c'hai qualche consiglio da darci anche per quanto riguarda il setup della macchina?
Sì, certamente, certamente, anche se chiaramente è tutto, come dire, indicativo, perché tutto dipende da cosa si vuole fotografare. Naturalmente la macchina è statica, quindi abbiamo bisogno di impostare un tempo di posa che non vada, come dire, a scavalcare quello che è il tempo di posa del sincro flash. Quindi in questo caso un 2°, un 125°, tanto la macchina è ferma, il soggetto è fermo e neanche io toccherò la mano. Il tempo di posa, non abbiamo bisogno di utilizzare un tempo di posa rapido per congelare un qualcosa che è già statico. Quindi questo per quanto riguarda il tempo di posa. Per quanto riguarda la sensibilità, sappiamo benissimo che una bassa sensibilità e una perfetta esposizione ci permetterà di ottenere un'immagine qualitativa. Quindi cerco di utilizzare gli ISO inferiori, più bassi che ho chiaramente a mia disposizione. Per quanto riguarda il diaframma, lì purtroppo non si può dare un valore fisso. Non uso mai diaframmi molto chiusi perché sappiamo benissimo che le ottiche non producono gli stessi risultati a tutti i diaframmi. Bisognerebbe andare a vedere, ma qui non entriamo troppo sul tecnico, dei test fatti per vedere, valutare la migliore qualità a quale diaframma si ottiene. Però solitamente utilizzo dei diaframmi intermedi, però ecco. Grazie a questa domanda posso anche dire che sotto l'aspetto del diaframma, e quindi l'ho lasciata per ultima questa situazione a cui rispondere, perché grazie al fatto di avere un'ottica che bascula, spero si stia vedendo. Sì, anche perché un'altra delle domande del nostro amico Francesco era quale Sì. ottica usi? Credo che quello sia un 85 Sì. È un PC, vero? 85 Perfetto. PC e poi avevo detto in precedenza anche il 45. Quindi dipende se devo realizzare un'immagine un po' più larga o chiaramente un po' più stretta. Che cosa ho fatto? Sono andato avanti. Allora, ritornando un attimo qui, io grazie al fatto di poter basculare, posso, perché il basculaggio non fa altro che estendere la profondità di campo, quindi posso realizzare immagini anche a diaframmi, discretamente aperti, ok? Quindi è tutto chiaramente come dire, da mettere in pratica in base alle situazioni, agli oggetti e a quello che si vuole fotografare. Credo che ci sia stata una domanda che ha fatto adesso, è passato su, l'ho letta con la coda degli occhi, non ricordo adesso il nome, ma mi è stato chiesto se faccio focus stacking. Sì, chiaramente utilizzando le ottiche manuali, quindi manual focus, perché mi piace. Voglio dire che devo essere io a decidere dove mettere a fuoco, non che con l'autofocus chiaramente non si possa fare, ma devo essere io a creare l'immagine. Quindi dicevo, utilizzando le ottiche manual focus, non posso utilizzare il focus stacking on camera, ma lo utilizzo manualmente, sempre dipende da quanta profondità di campo voglio avere nelle mie immagini. Quindi che cosa faccio? Realizzo più scatti, quindi metto a fuoco una parte, poi un altro scatto metto a fuoco un'altra parte, poi un altro scatto metto a fuoco la parte magari più lontana rispetto all'ottica e quindi poi assemblo tutto con Photoshop. Quindi allineamento, carico i livelli in Photoshop, tutto su un unico documento, faccio allineamento automatico dei livelli e poi faccio chiaramente l'assemblamento delle immagini. Photoshop automaticamente poi mi creerà delle maschere di livello andando a nascondere le parti poco nitidi e quindi avrò tutto a fuoco. Quindi lo faccio, tra virgolette, un po' nella vecchia maniera. Perfetto, perfetto. Se mi sfugge qualche domanda, fai benissimo, Mimmo, a ripeterle perché Credo io che stiamo su alcune. due canali diversi perché io seguo con la coda degli occhi la diretta sul mio profilo. Tu sei sulla tua pagina, quindi Ah, abbiamo sicuramente cose ok, differenti. Quindi io perfetto. Perfetto, non no, perché leggo quello che vedi tu, io. mi hai spaventato quando hai detto stiamo su due dirette diverse. No. Pensavo che stavi guardando qualcosa di diverso da. No, no, scherzo, scherzo. Quindi Nicola, ecco, Sì. come avete notato, a fianco in questa diapositiva, a fianco alla mia macchina
c'è anche l'iPad. Quindi, perché questo? Perché grazie alla tecnologia messa a disposizione da Nikon Z posso trasferire tutto nell'immediatezza. Quindi questo è stato per me un grande vantaggio che ho sempre avuto con le Nikon, e poi più avanti, se andiamo velocemente, vi mostrerò anche tutti i vari trasmettitori wireless che Nikon ha nel suo chiaramente contenitore per quanto riguarda gli accessori. Dicevo, per me è di fondamentale importanza utilizzare questo sistema, perché dal momento in cui viene realizzato uno scatto, io mi posso muovere liberamente sul set, posso dare anche l'iPad, il computer, il telefono al committente, lui vede lo scatto, mi dà l'ok e io procedo. Oltre che chiaramente serve alla valutazione iniziale prima di fare poi Esatto. tutta una serie di scatti. Bene, vado avanti. Ecco, per esempio, anche una lattina come questa non è facile da fotografare perché è un materiale che riflette tantissima luce. E poi, oltre a riflettere, fa vedere anche tutti, come dire, tutte le persone che eventualmente ci possono stare di fronte, tutte le persone, ma parlo anche di eventuali disturbi. Quindi, in questo caso, un pannello di polistirolo molto, ma molto grande, posizionato naturalmente in questo caso a destra rispetto al punto di ripresa. Quindi la lattina cosa fa? Riflette quello che chiaramente viene visto dal pannello di polistirolo. Perfetto. Beh, qui ci fai Spero venire un po' di non fame, fargli però. venire un po' fame, però ecco, parlando di e-commerce, è proprio questo il messaggio che voglio dare, è proprio quello di voler, come dire, addentrarsi in questo tipo di fotografia, perché comunque può naturalmente, una volta acquisite le giuste competenze, portare introiti. Quindi, vedete, gli accessori non me li sono fatti mai mancare. Spero che si possa notare da queste immagini. Qui sono un po' di immagini backstage durante un corso che facevo, è importante, come vi avevo già detto, l'esposizione. È impressione mia o lì eri un po' più giovane? Ero un po' più giovanotto perché questa foto l'ho scoperta per caso, perché non ricordo neanche di averla fatta, a dire il vero. E l'ho scoperta per caso perché stavo facendo una ricerca, lettura esposimetrica su internet, e non so perché mi è apparsa la mia foto. Quindi qualcuno che chiaramente l'ha voluta utilizzare per documentare l'importanza di una lettura esposimetrica sia a luce riflessa che incidente. Ma vado avanti. Quindi Sì. osservate questa immagine anche su fondo bianco e chiaramente il bicchiere bianco. Io vi invito soltanto a focalizzare la vostra attenzione sul bordo del bicchiere, che comunque è netto rispetto a tutto il resto. Questo perché? Perché ho posizionato con discrezione due pannelli neri, e questo l'ho fatto anche grazie al fatto che la Nikon Z mi mette a disposizione di poter utilizzare dei comandi remoti. Sappiamo benissimo che con SnapBridge sul nostro cellulare, sul nostro iPad, gli esempi poi li vedremo un po' più avanti, il nostro SnapBridge ci permette di comandare a distanza la nostra macchina, ma non solo di comandare a distanza, ma di vedere anche quello che la macchina, la Nikon Z, sta visualizzando in live view. Quindi è importante che utilizzare questo sistema, perché anche da soli si può andare, diciamo, a posizionare il cartoncino nero nel giusto punto e fermarci, questo perché vediamo tutto live direttamente sul nostro device. Perfetto. Dicevo, spesso magari, giusto per fare anche un po' di scena, addirittura sul mio computer attacco anche un proiettore, soprattutto magari quando faccio servizi fotografici di abiti da sposa, attacco anche un proiettore, perché proietto direttamente sul muro. E quale vantaggio si ottiene con questo? Vedete, ragazzi, io prendo spunto da quello che ho fatto
sin da quando ero giovane. Chi si ricorda? Io spero di avere qualcuno magari in linea che abbia questo ricordo dentro di sé. Quando si fotografava a pellicola e fotografavamo le modelle si posizionava uno specchio perché le modelle dovevano vedersi e capire quale potesse essere per loro la migliore espressione, vedere magari come indossavano l'abito. Quindi spesso scattavamo a pellicola e si metteva uno specchio, proprio uno specchio di quelli lunghi, affinché la modella si potesse vedere. Io ho memorizzato questo da tanti anni e spesso utilizzo il proiettore per proiettare quello che fotografo live all'istante. In questo caso la modella si vede dove chiaramente deve fare eventuali correzioni, anche con il suggerimento dello stylist, dell'art director. Quindi diventa un qualcosa in cui si va in maniera più profonda a quello che si sta facendo. Anche perché poi diciamo che fa anche scena, tutti sono contenti e spesso mi dicono: Mimmo, ho fatto le modelle, ho fatto tanti servizi fotografici, ma non ho mai visto quello che fai tu. E io di questo poi resto sicuramente contento, oltre che soddisfatto. Quindi tutta una serie di accessori. In primis, io credo che in un corredo Nikon Z non debbano mancare questi tre piccoli accessori. Parliamo di VR-R10, si vede Nicola? Sì. Perfetto. Sì, perfettamente. VR-R10, questo è un ricetrasmettitore. Quindi ricetrasmettitore perché trasmette e riceve e serve per due scopi molto importanti. Questo invece è il trasmettitore. E quando vi parlavo che quando posiziono la macchina, la metto sul cavalletto, faccio le mie regolazioni micrometriche, io poi non faccio altro che la macchina sta lì, sta ferma, nessuno la muove, scatto con questo. Io mi siedo, sto vicino al mio iPad, vicino al mio computer, scatto direttamente utilizzando il Guerra. trasmettitore, il VR, esattamente. Quindi sono, diciamo, accessori che non dovrebbero mancare. Per chi magari poi ancora non ha deciso di acquistare le Nikon Z, può acquistare eventualmente, cioè, scusate, ho fatto una piccola. Chi ha invece le Nikon Z e ha comunque anche le reflex, può acquistare anche l'adattatore a VR A10. È questo qui, perché viene utilizzato per convertire il terminale remoto a 10 poli della fotocamera nel nuovo terminale accessori. Ok, quindi in sostanza, per chi deve utilizzare questo accessorio con la Z67, può tranquillamente solo il VR-R10. Chi invece lo vuole utilizzare sulla 850, sulla D5, su tutte le altre macchine lo deve inserire all'interno e quindi diventa un adattatore. Tutto questo comandabile con il trasmettitore, che mi permetterà quindi di scattare le mie immagini. Oltre a Mimmo, questo, stai andando sì. benissimo, però nella parte finale gli puoi dire tutto questo comprabile da Fotodiego, perché sennò non si capisce Hai bene. ragione. No, Nicola, io Scherzo, sono preso, mi devi perdonare, ma chiaramente sono preso da tutte queste situazioni fotografiche e quindi spesso dimentico. Quindi chiaramente tutti no, questi era una accessori, battuta. obiettivi, ottiche, chiaramente c'è Fotodiego che ci sta ospitando, a cui vi potete rivolgere per eventuali informazioni un po' più approfondite rispetto a quanto vi sto illustrando un attimo io, ma soprattutto per chiedere poi eventuali prezzi per l'acquisto. Io ribadisco, sono accessori perché gli accessori fanno anche la differenza. Cioè, quando io incontro un fotografo che è uguale a me, la fotografia, anche se la facciamo uguale, chi fa la differenza sono gli accessori. Perché magari io ne ho più di lui. Ritornando al VR-R10, vi avevo detto che è anche trasmettitore, perché il VR-R10 vi permetterà di comandare anche il sistema AVL radio di Nikon. Chi diciamo è un po' addentrato nel sistema di comunicazione per i flash CLS, chiaramente sa benissimo che adesso Nikon ha
diciamo, creato un sistema di trasmissione un po' più evoluta rispetto al CLS, perché il CRS era ottico, quindi viaggiava tramite raggi infrarossi. Adesso invece il sistema di trasmissione è diventato radio, quindi questo ci permette di anche nascondere i nostri speedlight in un punto magari dove abbiamo necessità di illuminare. Chiaramente il sistema farà partire lo stesso la luce flash. Quindi il controllo flash possiamo, la cosa bella, ecco, dicevo, anche di questo sistema è che io posso comandare tutto on camera. Quindi se ho più punti luce, posso destinare ogni punto luce su un gruppo di lavoro, posso on camera decidere la modalità di funzionamento, se manuale, automatico o chiaramente TTL, posso decidere di la potenza da assegnare a una determinata unità flash, quindi tutte queste cose senza la necessità di dovermi spostare. Tutto on camera. Ok, Voglio quindi. anche dirvi una cosa molto importante, che per chi utilizza poi le Z e magari ha anche dei flash che lavorano ancora in modalità CLS, quindi USB 900, 910, che il sistema si può anche integrare. Ovvero, se acquisto un USB 5000, questo lo posso sicuramente far funzionare in modalità VL, quindi radio. Un USB 900 o un 910 dovrà necessariamente funzionare in modalità CLS. Però entrambi i sistemi possono, cioè io posso in un set utilizzare un USB 900 e un USB 5000. Il 900 lo comanderò in modalità CLS e l'USB 5000 in modalità radio. Voglio soltanto precisare un aspetto molto importante, che quando i due sistemi ottico, quindi CLS, e radio funzionano entrambi, al sistema CLS bisogna necessariamente abbinare i gruppi di lavoro A, B e C. In questo caso, i gruppi di lavoro D, E ed F sono destinati per il sistema AVL. Ok? Non so se è chiaro, Sì, 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 diciamo, sì. quello che ho voluto esprimere. Quindi il sistema ottico può funzionare col sistema radio. Se abbiamo entrambi i sistemi, necessariamente il gruppo A, B e C viene destinato per l'utilizzo del sistema ottico, mentre i gruppi di lavoro D, E e F vengono destinati per il sistema radio. Se invece utilizziamo il sistema radio, possiamo utilizzare tutti e sei i gruppi. In questo Bene, caso, qui io l'avevo vista già un po' di tempo fa, veramente complimenti per lo scatto, che è veramente eccezionale. questa è una foto in cui la messa a fuoco è stata manuale e chiaramente l'illuminazione va sul soffitto e macchina su cavalletto, chiaramente tutta una serie di scatti fatti con il trasmettitore. Tanto la modella è ferma, dovrà fare soltanto pochi movimenti, magari per catturare la migliore espressione o eventualmente la migliore posizione del viso o delle mani. Quindi si scatta stando tranquillamente seduti davanti al computer con il trasmettitore senza neanche toccare la macchina. Dicevo, abbiamo la fortuna con le Nikon Z, ma un po' con tutto il sistema Nikon, di utilizzare la trasmissione Wi-Fi che offre la possibilità al fotografo di trasferire tutto immediatamente sul computer. Quindi possiamo connettere a smart device. Qual è il vantaggio? Vedete questa immagine. In questo caso ho posizionato all'interno del mini frigo uno speedlight. Ho posizionato poi un secondo punto luce sulla destra rispetto al punto di ripresa, un po' in avanti, per creare un po' di contrasto.
E poi c'è un'altra luce spot che giunge sul vasetto, sul boccettino del pomodoro dove c'è il pago. Tutto questo naturalmente visualizzando le immagini in live view. Perché qui ho posizionato, in questa immagine ho posizionato il flash all'interno, ma questa invece che segue era un po' più difficile. Bisognava trovare la giusta espressione e chiaramente la giusta posizione della camera all'interno del mini frigo. Quindi, connessione a smart device e tramite l'apposita app ho chiaramente visualizzato quello che volevo fotografare. Diciamo che questo è stato realizzato anche grazie alla tecnologia che ti ha aiutato, appunto, no? Sì, Nicola, ma io cerco di sfruttare la tecnologia, perché se poi la tecnologia nasce per sostenerci, darci degli aiuti e poi non la mettiamo in pratica, dovremmo farci una domanda. Perché? Perché se abbiamo una serie di funzionalità, di strumenti all'interno di un mezzo che utilizziamo per fare le nostre fotografie, perché non sfruttarla? Non so se sei d'accordo con me su Sì, questo. esattamente. Quindi un piccolo backstage. Anche perché poi dicevo, realizzare immagini di questo genere è comunque molto, cioè sono molto d'impatto, sono molto belle. Io ho Hai una visto. foto diversa. Io credo, Nicola, io dico solo sempre questo. Partiamo da un concetto molto importante. Non sempre le immagini che facciamo, che realizziamo, che pubblichiamo possono essere di gradimento a tutti. Sappiamo benissimo che entra in gioco un po' il gusto di ognuno di noi. Però l'importante è sentire che quell'immagine l'hai creata tu, che poi possa piacere o non piacere, piacere poco o piacere molto, è un altro discorso. L'importante è che tu dici: questa immagine l'ho realizzata io. L'ho fatta io perché ho avuto io l'idea, sfruttando naturalmente creatività, inventiva e soprattutto tecnologia e i mezzi a nostra disposizione. Questo è un piccolo backstage, vedete come io sto, si vede che sono io quello a sinistra, Nico, sì. Si Sì. C'hai vede. Quindi ho un l'iPad. l'iPad, Sì, sì, mano. sono basso, quindi mi confondo un po' con la maggior parte delle persone. Quindi vedete che ho l'iPad, la mia soddisfazione si vede dal sorriso, perché con l'iPad sto praticamente facendo scattare la macchina fotografica. Qui c'è un video. Si intravede la macchina, eccola. Sì, si vede anche lo speed light all'interno. Si vede un po' uno spido, naturalmente quella luce continua piccolina l'ho inserita per dare un po' di luce, se no non riuscivo neanche a mettere a fuoco. E qui diciamo che sto controllando, si vede. Perfetto. Quindi questo è un po' l'aspetto di cui vi parlavo prima, la possibilità di trasferire nell'immediatezza le immagini sul computer. Facciamo una piccola, l'ho fatta già anche nella presentazione della diretta fatta su Nikon, però vado un po' più velocemente, giusto per dire a tutti che in base al tipo di fotocamera c'è un trasmettitore adatto. Quindi io sono partito da lontano VT4 con la mia D3, D3S, D3X, quindi tutta una serie di fotocamere a cui si può abbinare, ma oramai il VT4 è caduto un po' in disuso. Poi con la D5 c'è possibilità di inserire il VT5 come trasmettitore, VT5 o VT6 per la D6, e in questo caso, nel caso della 500, il VT7 oppure anche della Z7.
Quindi la D800 addirittura con l'UT1, perché c'è possibilità di trasferire anche via rete, non via wireless. Quando poi però all'UT1 si collega sopra il VT5, diventa sia LAN cablata che wireless. Un suggerimento che do a tutti coloro i quali vogliono fare un po' di esperimenti sotto questo punto di vista, ma vi posso garantire che è tutto semplice. Bisogna chiaramente andare sul menu della macchina e collegarla al PC. Abbiamo bisogno però di scaricare un'applicazione che ci permette di dialogare con le impostazioni della macchina, che è il Wireless Transmitter Utility. Andate sul sito Nikon, andate nella sezione software. Chiaramente dove c'è il supporto, quindi sezione software, e chiaramente effettuate il download di questa applicazione che vi permetterà di avere in collegamento la vostra Nikon Z con il computer, sia che questo sia Mac, sia che sia PC. In questo caso abbiamo anche un altro grande vantaggio, utilizzando anche View NX, potete dire al programma che quando un'immagine viene automaticamente scaricata, automaticamente viene visualizzata in maniera progressiva. Quindi scattiamo e visualizziamo e così via, sfruttando in questo caso View NX. Ci sono naturalmente altri modi per poter fare un'acquisizione diretta, quindi collegate un cavo, eventualmente vogliate utilizzare Lightroom, ma qui in questo caso per Lightroom sarete un po' vincolati dall'avere sempre i cavi, mentre quello che vi stavo suggerendo in precedenza vi permette di saltare come degli uccellini all'interno del set, quindi di muovervi liberamente. Qui, nel caso vogliate utilizzare Lightroom, siete un po' vincolati dal cavo perché dovete connettere la fotocamera, quindi in questo caso la Nikon Z, con un cavo USB-C direttamente al vostro computer. Andare poi sul menu File di Lightroom, chiaramente avendo sempre il Lightroom aggiornato, perché gli aggiornamenti spesso includono proprio le funzioni nuove delle nuove fotocamere, quindi scegliere dal menu file acquisizione diretta. In questo caso vedete sotto appare una barra con tutte le impostazioni della macchina e un pulsante grazie al quale potete chiaramente scattare. Un'altra invece applicazione che ho scoperto da qualche giorno è proprio questa, si chiama Q DLSR Dashboard, quindi un pannello di controllo che vi permette di collegare, e qui la cosa molto bella, sia via cavo USB, sia via cavo di rete, sia via Wi-Fi. A differenza dei due precedenti esempi, qui potete avere il controllo diretto su tutte le impostazioni della vostra Nikon Z. Quindi potete chiaramente cambiare tempo di posa, cambiare diaframma, cambiare bilanciamento del bianco. Ripeto, anche grazie alla connessione Wi-Fi. In questo caso connetti a smart device e non connetti al PC. Quindi è un'applicazione free. Potete tranquillamente andare a fare una ricerca. Io ripeto, l'ho scoperta da poco per un motivo, perché volevo, tra virgolette, trasformare la mia Nikon Z in una webcam, quindi la mia mirrorless in una webcam. Quindi ho fatto una ricerca e purtroppo quasi tutti gli applicativi erano esclusivamente per PC, lavorando su piattaforma Mac, non riuscivo a trovare nulla. A meno che non avessi acquistato una scheda di acquisizione video. Poi, per fortuna, ho scoperto questo, che
ci permette anche di trasformare le nostre Nikon Zeta in eventuali webcam, oltre al fatto di poterle controllare anche da remoto, ripeto, sia con cavo USB sia con cavo di rete, vedete i simboli in alto a sinistra, sia in wifi. Un'altra cosa che volevo dire adesso mi sta sfuggendo su questo. Ah, dicevo, è un programma free e tra le altre cose, se andate sul sito, troverete anche le istruzioni da scaricare in italiano. Io non ho avuto ancora modo di approfondirlo al 100%, però ho fatto qualche prova. Questa è una foto che ho fatta o che ho fatto oggi pomeriggio e vi posso garantire che è una buona soluzione per chi chiaramente vuole controllare la macchina e comandarla da remoto. Un altro suggerimento che mi sento di darvi, se avete due Nikon Z o se avete due Nikon Z6 o Z7, potete chiaramente salvarvi tutte le impostazioni che avete settato all'interno di una Nikon Z per poi trasferirle nell'altra. L'importante è che sia uguale come modello, quindi non potete trasferire da Nikon Z a Nikon, a Z6 a Z7, ma potete trasferire solo da Z6 a Z6 o da Z7 a Z7. Questo per fare in modo di avere due macchine che siano settate nello stesso modo e evitare di perdere tempo per trasferire i vari settaggi manualmente da una camera all'altra. Sì, vado avanti più velocemente. Alcune immagini ve le mostro così rapidamente perché vi voglio mostrare anche un piccolo suggerimento per quanto riguarda l'aspetto video. Continuo a scorrere quelle che sono le mie immagini commerciali. Come vedete, spazio un po' da immagini con un'illuminazione molto forte, dura, a un'immagine con un'illuminazione abbastanza eterea. Cerco, nel limite del possibile, di non includere tanti elementi perché ribadisco, quando c'è un oggetto, l'attenzione si deve concentrare su questo, sull'oggetto, non su altri elementi. Quindi spesso immagini abbastanza sobrie. Attenzione ancora una volta per l'aspetto cromatico. Bene, voglio arrivare quindi a darvi, come dire, qualche consiglio per quanto riguarda l'aspetto video. Che cosa ho fatto? Essendo, diciamo, un po' appassionato di video, dico e ribadisco appassionato, ho cercato una soluzione al fatto che purtroppo con l'età che avanza non riusciamo più a vedere bene e quindi spesso purtroppo parecchie riprese uscivano sfocate. Quindi cosa ho fatto? Ho acquistato un piccolo monitor che fa anche da registratore, quindi il vantaggio qual è? Che ho perfettamente, oltre a vedere in grande, ho perfettamente il vantaggio di avere una copia di backup di tutto quello che sto riprendendo. Adesso ve lo mostro praticamente. Montato sul Ronin S, accendo un po' più di luce, Nico, si vede di più? Sì, va bene. Io volevo farti Perfetto. solo una domanda inerente Sì. al discorso video. Cosa ti ha portato all'approccio al video? Io diciamo ho iniziato a fare video con la mia prima D4 perché era poi la reflex che comunque mi permetteva di fare le prime riprese un po' più di qualità. Che cosa mi ha portato? Io sono nato fotografo iniziando a fare riprese con una Kodak, una cinepresa,
con una pizzetta da 3 minuti e mezzo, e questa pizzetta veniva spedita alla Kodak e ci aspettava un mese per averla. Quindi diciamo che ho iniziato anche con questa passione. Adesso è un po' tutto più semplice. Ho portato fondamentalmente la passione per la fotografia nel video. Cerco di anche fare delle inquadrature, come dire, un po' più fotografiche, e oltre questo lo vedremo un po' più avanti. Spesso magari utilizzo ottiche con l'adattatore, chiaramente con l'adattatore FTZ. Utilizzo ottiche manual focus perché nel video mi piace giocare con la profondità di campo, quindi con le sfocature. Io credo che l'utilizzo di una reflex nel video debba anche essere questo, perché se poi diciamo metto un'ottica e ho un diaframma tutto chiuso per avere tutto a fuoco, non vedo la necessità di riprendere il filmato con le reflex o con le mirrorless. Ti prendi una videocamera e fai la stessa cosa. Cioè, il video fatto con questi strumenti deve avere una caratteristica. Utilizzando dei filtri ND che siano fissi o variabili, magari anche durante le riprese in esterni, si può lavorare a tutta apertura, creando proprio quell'impatto visivo un po' stile cinematografico. Quindi crearsi, andare alla ricerca di alcune quinte, giocare con la messa a fuoco, posizionare lo sposo dietro e la sposa avanti a distanza, e quindi giocare a tutta apertura. Quindi sono tutti aspetti legati un po' a un qualcosa che fa parte della creatività anche nel video. Diciamo che da un punto di vista di immagine sei un creativo a 360 gradi, quindi No, non dirmi che sì, Nicola, dipingi, io perché sennò mi preoccupo. no, chi mi conosce sa che cerco di essere creativo e di stimolare sempre la creatività, cosa che dovrebbe fare ogni fotografo, perché purtroppo già siamo pigri, questo lo dico spesso, noi siamo pigri, i fotografi siamo pigri, perché vogliamo spesso tutto pronto all'uso. Dico, non leggiamo le istruzioni, non ci documentiamo. Spesso, magari, abbiamo la soluzione tra le mani e non riusciamo a vederla, perché fa parte un po' della nostra pigrizia. Quindi, io la pigrizia l'ho voluta mettere da parte e cerco di stimolare sempre la mia creatività. Naturalmente, fa parte del mio modo di essere, indipendentemente dal fatto che tutto questo lo porti all'interno della fotografia. Sono fatto proprio così in genere. Mi piace, come dire, scoprire quello che c'è dentro un sistema. Io sono diventato fotografo perché mio padre mi portò una Yashica, quando ero piccolino, e già da allora, quando ero ragazzino, volevo scoprire cosa c'era dentro alla macchina fotografica. Quindi chi mi conosce sa, racconto spesso questo aneddoto, l'ho smontata e poi non l'ho più saputa rimontare. Sono rimasto con le lamelle del diaframma tra le mani. Questo per dire cosa? Che sono voluto sempre andare dentro il sistema. Quindi dicevo, in questo caso ho il Ronin S, quindi spero che si intraveda tutto. Sì, Nico, allora dimmi io se si abbandono un vede. attimo Allora, facciamo una cosa. le slide. Intanto io posso, Ok. eccomi, perfetto, ora mi vedo, perché tanto non c'è bisogno che stia a schermo intero. Certo, mi vedo un po' sbiancato. Ok, va meglio così? Ok. Perfetto. Sì, perfetto. Allora, quindi dicevo, il mio setup. Quindi naturalmente il Ronin S, grazie al suo cavettino dedicato, ok, sfrutto la Sì. possibilità anche in questo caso di utilizzare il focus wheel, quindi anche con un obiettivo che non è adatto, diciamo, fondamentalmente, più che altro per fare questi giochi di fuoco, così come
l'escursione focale di un obiettivo manual focus offre, giusto? Quindi l'escursione focale di questo obiettivo è molto più ristretta. Però, nonostante questo, mi diverto a avere tutto tra le mani e a giocare con il focus wheel. Okay? Quindi metto a fuoco, mi avvicino, mi allontano. Cerco anche in questo caso di evitare l'utilizzo dell'autofocus, non perché chiaramente quello della Z6 o Z7 non sia performante assolutamente, anzi aggancia l'occhio e vi posso garantire che lo segue, ma proprio per un aspetto legato alla mia creatività, nel senso che devo decidere io dove mettere a fuoco e soprattutto quando mettere a fuoco. Allora, mi vorrei Quindi legare un attimo a questo che sì. ci stai dicendo adesso per una domanda che ci fa Vincenzo Romeo. Il video rispetto alla fotografia ha avuto un'involuzione maggiore. Una buona fotografia si riusciva a fare anche 40 anni fa. Un buon video, non tanto. Sei d'accordo? Allora, Credi? rifammi la domanda perché Allora, in sostanza il nostro amico Vincenzo ci chiede se secondo te il video negli ultimi periodi, grazie anche alle tecnologie, ha avuto una maggiore involuzione o anche perché secondo lui 40 anni fa non si facevano dei bei video, ma già si facevano delle buone foto, insomma. Ma no, io credo che il video stia camminando a passo con la fotografia, perché si stia evolvendo con la fotografia, anche perché oggi sappiamo benissimo che grazie a uno strumento come questo possiamo realizzare sia foto che video. Quindi naturalmente sono due aspetti che viaggiano insieme tra di loro. Certo, i video tempo fa si facevano. Io parlo chiaramente nell'ambito in cui opero, nel settore in cui opero, che è la fotografia e quindi il video che riguarda un po' i matrimoni. Prima, perché non c'erano neanche gli strumenti che ti potevano permettere di fare un montaggio come quelli che facciamo adesso. Prima, tutto su videocassetta, super VHS, poi per il montaggio dovevi tornare indietro col nastro e mandarlo avanti se volevi fare il mark in e mark out. Poi c'era la B-roll che ti permetteva di fare la. Cioè erano chiaramente, come dire, quello era il sistema che stava all'epoca e quello si faceva. Non dimentichiamo un aspetto che chi faceva editing video all'epoca ha dovuto spendere una bella somma per avere una stazione di montaggio. Quindi parliamo di colleghi miei che conosco da 30 anni che hanno speso 80 delle vecchie lire, 80 milioni delle vecchie lire. Quindi parliamo di Avid, poi pian piano ci siamo evoluti con l'implementazione di alcune schede video che si potevano inserire all'interno di un comune PC. Adesso Diciamo. diciamo che se acquisti un software a costo contenuto, puoi tranquillamente fare montaggio video. Anche perché secondo me, Mimmo, l'idea del creativo, l'idea che ha chi realizza immagini con creatività e non solo per la bellezza o comunque per l'utilizzo dell'immagine, è proprio quello che anche con delle macchine vintage, anche facendo un video alla vecchia maniera, chi aveva le idee giuste riusciva a proporre qualcosa comunque di interessante, anche Certo. se visivamente non bellissimo. Sì, ma io sono d'accordo con te, Nicola, perché io credo che si sfruttano chiaramente gli strumenti a nostra disposizione, però principalmente deve essere la nostra idea, la nostra creatività quella che deve andare avanti, deve far, come dire, mettere in moto tutto. Se non c'è l'idea e abbiamo il mezzo, alla fine, voglio dire, non serve a tanto, cioè non serve riprendere, dobbiamo avere l'idea per poter riprendere, soprattutto nel video, quando comunque, così chiaramente come anche nell'ambito della fotografia di matrimonio, dobbiamo poter raccontare una storia. Cioè nel video dovrebbe essere così,
Attenzione perché non parlo né di trailer né di videoclip, né io parlo in quello che è l'ambito della fotografia e video matrimoniale. Io dico sempre, nel video ci deve essere un'apertura di una parentesi, deve essere realizzata la scena, campo contro campo, e la chiusura della parentesi. In questo caso noi ci siamo fatti il montaggio on camera. Quindi quando andremo a fare l'editing saremo già, come dire, agevolati perché abbiamo ripreso con un certo concetto. Quindi un filmato non staremo 4 giorni, 3 giorni a montarlo, ma staremo 2 giorni, perché le clip ce le avremo già pronte per essere messe sulla nostra timeline. E la stessa cosa nel matrimonio, fotograficamente. L'impaginazione. Scusate, ma stiamo uscendo fuori tema, va bene lo stesso, Nico? Anzi, va benissimo, va benissimo. Perdonami, ma stiamo un po' spaziando. Cioè, nel matrimonio il montaggio fotografico, l'album, lo dobbiamo fare quando stiamo scattando, non quando siamo tornati in studio a scegliere 3-4 mila foto. Cioè, dico sempre che non conta, purtroppo oggi ci troviamo di fronte ad avere questi strumenti in mano. E a ritirarci la sera a casa con 4.000 immagini fotografiche, con 1.000 clip. E poi, voglio dire, spesso capita che da tutto questo contenuto riusciamo a tirar fuori poco, poco. Allora io sono più convinto e soddisfatto se vado, rientro a casa con 500 clip e 1.000 immagini, perché non è importante la quantità, ma il contenuto, se su questo siamo un po' tutti d'accordo. La quantità Assolutamente, è il contenuto che fa la differenza. avere fretta a portare a casa 4.000 immagini che poi ce ne occorrono 100, si rischia appunto di essere superficiali in quelli che poi sono gli scatti che ti Che occorrono, che realmente ci servono. servono. Sì, certo. Perfetto. Quindi, dicevo Nicola, ritornando un attimo in tema, scusate se chiaramente abbiamo un Sì, abbiamo po', fatto come un dire, fuoricampo. siamo usciti un po' fuori dal nostro tema della fotografia commerciale, però è bello comunque sempre parlare di fotografia e in questo caso di video a 360 gradi. Quindi, giusto per dare qualche consiglio, dicevo, la possibilità di giocare con la messa a fuoco, col focus wheel, la possibilità di avere il comando remoto, quindi premere il REC, l'inizio, la fine della nostra clip, ma soprattutto poi quella di avere comunque un monitor che mi permette di vedere in maniera più grande, vista l'età, e poi fondamentalmente avendo sempre gli occhiali progressivi, tendenzialmente tendo ad alzare sempre di più il viso. E vado a casa col torcicollo. La cosa bella è che all'interno di questo monitor non è solo monitor, ma è anche registratore. Quindi io ho inserito una scheda da 256 giga che mi permette comunque di registrare anche più eventi senza doverla necessariamente formattare. Possibilità di registrare anche con le eventuali LUT. E in sostanza di decidere anche il bitrate, quindi un Apple ProRes che può partire da 75 megabit al secondo fino ad arrivare a 250 megabit al secondo per eventuali riprese in cui è richiesta questa specifica qualità. Mimmo, perdonami, Quindi sì, volevo farti una un domanda altro sempre inerente al video. sì. Ti capita a volte di avere dei lavori in più anche per le tue capacità video, soprattutto diciamo per quella che è la parte commerciale? Magari ti capita di finire lo scatto commerciale e poi ti chiedono la clip video, Sì. diciamo lavorativamente parlando, ti aiuta questo? Mi aiuta e mi ha aiutato e mi aiuta, perché magari spesso sappiamo benissimo che adesso le aziende richiedono dei filmati la cui durata deve essere proprio minima, ci deve essere proprio l'assaggio,
e quindi si fanno clip montate poi in 15 secondi, 30 secondi al massimo. Quindi certo che mi aiuta, mi ha aiutato e mi aiuta il fatto di avere uno strumento come questo che mi permette naturalmente di fare foto e video. Chiaramente cerco di avere sempre i due settori totalmente separati e distinti tra di loro, perché con la Z7 realizzo gli scatti fotografici. In effetti, vedete, la Z6 è questa. La Z7 dove l'ho messa qui? L'avevo persa. Ecco, la Z7 ce l'ho corazzata con un cage per il montaggio di una serie di accessori. Ok, quindi Perfetto. microfoni. A tal Dicevo poi, proposito, questo discorso polivalente, così finisco. volevo farti una domanda di Ivano. Anche il suo studio usa Blackmagic, ci chiede se lo usi per tutta la giornata o se ci fai solo delle le clip che ti occorrono di No, più o no, dove vuoi fare il backup. assolutamente. Io faccio praticamente, come vedete, se per favore, Nicola, puoi mettere la diapositiva che sta in onda, cioè che sta nascosta. Ecco, mettila magari a schermo intero cortesemente, così. Ok, Va bene. grazie. Quindi io alterno il mio Blackmagic sia per quanto riguarda le riprese della Z6, sia per quanto riguarda le riprese della Z7. Quindi vedete, ho due cavi differenti con una piccola staffettina e grazie al cage di cui vi parlavo prima lo monto sopra e registro. Quindi chiaramente registro e registro tutto il matrimonio. Quindi il fatto di portarmi un peso eccessivo a casa, sì, questo do ragione, però ho praticamente impostato la minima qualità. Quindi vado con un Apple ProRes a 75 megabit al secondo. Quindi è il minimo. Anche perché abbiamo detto che non giri moltissimo, quindi diciamo anche questo ti aiuta magari rispetto a Diciamo, non giro altri moltissimo, giro professionisti. l'essenziale. È chiaro che se ci sono chiaramente delle situazioni, degli spunti che mi permettono di riprendere, è chiaro che giro. Cioè, tutto dipende. Chiaramente sappiamo benissimo che nell'ambito della fotografia di matrimoni, una giornata non può essere mai come un'altra. Ci sono giornate in cui vorresti fare tanto e purtroppo ti ritiri, tra virgolette, un po' deluso a casa. E poi ci sono giornate in cui parti dove diciamo vorresti fare poco e invece fai tanto. Quindi queste sono un po' le contrapposizioni del mondo in cui ci troviamo. Dicevo, quindi questo è un mio setup, però è stato, come dire, una buona soluzione per poter chiaramente anche fare video. Ecco, questo è un po' il montaggio, il setup di cui parlavo, e questo è il montaggio sulla macchina col cage. Perfetto, questo è Ecco, l'aperitivo. poi avete notato, questo è l'aperitivo, sì, diciamo che lì approfitto almeno un po' per mangiare, scherzo. E non so che ore sono, scusate se ci siamo dilungati, no, no, siamo in orario, sì. Ci siamo dilungati un pochettino, ma è piacevole ascoltarti. Ascoltarmi. E dicevo, ecco, una soluzione un po' polivalente, vedete, io, scusami, Nico, se mi rimetti cortesemente in grande così. Sì, ok, ti tolgo le Grazie. slide, così finiamo questo concetto. Ecco qua, perfetto, Sì, ti io vediamo. dicevo, naturalmente ho trovato anche in questo caso una soluzione un po' polivalente, perché sotto il mio Ronin ho inserito una piastra Manfrotto, si vede, giusto? Sì, si vede, Quindi con si è un vista anche con accessorio le che ho slide. comprato, non utilizzo la sua basetta, ho comprato questo piccolo accessorio sul quale ho messo chiaramente sempre la Manfrotto, quindi da qui stacco e attacco, da qui poso, ma la cosa bella, purtroppo adesso mi dovete soltanto perdonare per l'assenza di 10 secondi, ok? Perché vado a prendere il mio monopiede, così vi faccio vedere anche questo. Sono, come dire, tutte soluzioni
di adattamento, ma che sicuramente contribuiscono un po' a, come dire, non stancarsi troppo durante la giornata. Quindi in questo caso, avendo la piastra Manfrotto, vedete, io se devo fare una ripresa lunga, smonto il Ronin dal treppiede piccolino e chiaramente me lo monto qui. Ecco qua. Spero che si veda. Sì, si vede, si vede. Quindi una soluzione polivalente. Poi immaginate, per esempio, che la mia Nikon Z si trasforma anche in drone, come quando naturalmente devo fare eventualmente un'uscita di chiesa o mi devo divertire a fare i balli. Quindi, come vedete, il monopiede mi serve anche per fare le riprese dall'alto. Ok, quindi mi giro chiaramente il monitor, perché qui c'è uno snodo, mi giro il mio monitorino così, e quindi, ok, si vede? Sì, si vede. Mi hai preoccupato quando mi hai chiaramente detto. Se lo alzo non si vede, giusto? Me ne vado dietro. No, si vede. Perfetto, perfetto. Mi hai preoccupato quando mi hai detto la uso anche con drone. Pensavo che, essendo un creativo, la lanciavi in aria e poi la andavi a raccogliere. In sostanza, poi vi suggerisco un altro suggerimento che posso darvi in merito, è proprio sul fatto che sapete benissimo poi che il Ronin S ha la sua app, ok? E grazie alla sua app, anche se il Ronin ce l'ho chiaramente un po' distante da me, o perché lo faccio dall'alto, o perché magari vado a fare queste riprese, ok? Naturalmente io posso fare il tilt o il pan direttamente dall'app. Chiaro? Sì, perfetto, sì. Quindi posso fare anche il tilt e il pan direttamente dall'applicazione. Quindi questo è un po' quello che è il mio consiglio anche sotto l'aspetto video. Mimmo, guarda, io passerei con te tutta la giornata, anche se di solito queste cose le dico alle donne, no? Non agli uomini, ma vorrei leggere, mi sa, l'ultima domanda, perché in realtà ci siamo dilungati un po'. Ci siamo dilungati, purtroppo, quando ci mettiamo a parlare, come no, dire, ma soprattutto è chiaro, quando scusami Nicola, perdonami, è chiaro che perdonami, volevo sottolineare un aspetto, che è chiaro che una situazione del genere, di alzare comunque la macchina col monopiede e di fare tutti questi movimenti, naturalmente molto libertini, grazie al fatto di comunque avere una mirrorless leggera come le Z6 o Z7, con delle ottiche chiaramente anche leggere. Certo, magari con la vecchia D4 era impensabile fare quello che realizzi oggi. Mimo, usi rec esterno anche quando fotografi per avere anche del lavoro una seconda cam? Sì, spesso magari io ho detto anche qualche volta durante i miei corsi, ma tutto quello di cui vi sto parlando chiaramente sono, voglio dire, solo suggerimenti. Poi ognuno di noi, ognuno di voi deve fare tesoro in base a quello che fa fotograficamente. In che senso? Il fatto di avervi detto che io comando da remoto la macchina con l'iPad o con l'iPhone o con il trasmettitore, sì, va bene, io utilizzo questo sistema nella fotografia commerciale, ma non è detto che non lo debba utilizzare nella fotografia di matrimoni. Immaginate, mi permetti di fare questo esempio, Nicola? Sì, prego, prego, anzi. Ci abbiamo 2 minuti. Anche allora, te. Immaginate che, speriamo che si possa ritornare subito nelle chiese a fare quello che abbiamo sempre fatto, però magari faccio un esempio come modo di utilizzo di tutta questa tecnologia.
Immaginate che andate in una chiesa dove magari il parroco non vi conosce e al di là di questo, una chiesa molto grande, volete evitare di essere molto invadenti durante la cerimonia. Quindi, esempio banale, fate un sopralluogo, posizionate la vostra Nikon Z a un angolino su un cavalletto piccolino, ok? Attivate la connessione tramite smart device, ci mettete un bel focale lunga, focalizzate gli sposi, mettete una messa a fuoco manuale, tanto o stanno seduti o stanno in piedi, nella maggior parte dei casi staranno sempre lì. In questo caso cosa fate? Senza disturbare il momento magari di, come dire, momento religioso, voi anche da dietro potete scattare. Vedendo un'espressione simpatica in cui magari durante l'omelia la sposa ha un momento di commozione perché il sacerdote gli sta dicendo delle parole toccanti, voi visualizzando, avendo i live view sul vostro cellulare, potete tranquillamente in quel momento premere lo scatto e catturare quella situazione, diciamo, di emozione che non avreste mai potuto catturare se non presenti voi direttamente sull'altare andando a disturbare quella che è la cerimonia. Durante i balli, faccio un esempio, adesso vi porto all'esempio della trasmissione wireless. Se voi attivate la connessione a smart device e avete un iPad e poi magari sapete che il vostro animatore ha un bel proiettore perché magari durante la giornata farà un po' di karaoke. Montatevi un bel 16 mm sulla vostra Nikon Z. Avvicinatevi davanti alle persone mentre stanno ballando e gli fate dei ritratti particolari, originali, con un 16 mm andando a deformare tutti i visi, quindi la prospettiva. E quindi fate un po' delle foto, come dire, simpatiche, un po' sotto l'aspetto del divertimento. Se voi scattate e proiettate nell'immediatezza queste foto al vostro iPad e che a sua volta è collegato con il proiettore, la gente, mentre scattate, si vedrà direttamente sullo schermo e inizierà a ridere. E voi continuerete a riprendere tutte queste situazioni simpatiche. Quindi, come notate, la tecnologia è a nostra disposizione, dobbiamo soltanto aprire poco poco la nostra mente per cercare di capire come poterla sfruttare in tutto quello che facciamo fotograficamente. Perfetto, Mimmo, noi ti ringraziamo veramente tantissimo. Mi dispiace, diciamo così, chiudere qua la telefonata, ma è stata, cioè la diretta, ma è stato veramente Conversazione. più che interessante. Ci hanno scritto anche nei commenti che sei stato eccezionale, diciamo una delle più belle dirette che abbiamo fatto. Ti ringrazio della tua presenza, ti ringrazio della tua professionalità. E spero di riabbracciarti presto anche senza coronavirus. Fisicamente. Va bene, Io grazie mille. chiaramente anche da parte mia il ringraziamento a Nital, a voi che mi avete sicuramente ospitato e poi a tutti quei colleghi e amici che hanno avuto la pazienza di seguirci. Spero naturalmente di aver dato questo mio supporto e soprattutto spero di averli un po' intrattenuti nel migliore dei modi, facendo passare, trascorrere insieme a noi questa bella oretta in allegria, pensando sempre al mondo che ci Assolutamente, appartiene. assolutamente, assolutamente sì. Siamo stati, diciamo, connessi con tante persone. Ma un abbraccio a tutti, grazie ancora a Mimmo Basile, grazie ancora a Nital. Ci rivedremo presto. Grazie, buona serata a tutti e sempre in gamba, buona Pasqua. Buona Pasqua.